Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Per una mamma è sempre un orgoglio vedere crescere i propri figli, ma in alcuni casi, per chi ha visto i propri piccoli vicini alla partenza, ogni evento è un vero miracolo. Il mio fidanzato mi ha fatto un test di gravidanza scherzoso dopo aver notato che ero ingrassato e che il nostro bambino a sorpresa è arrivato 5 settimane dopo. Quando si tratta di cose offensive che un ragazzo può dire alla sua ragazza, "sei ingrassato" è probabilmente in cima alla lista. Ma quello che era iniziato come uno scherzo per la 32enne Kirsty Pearce è diventato rapidamente realtà, quando il test di gravidanza che la sua altra metà l'ha convinta a fare è tornato positivo. Dopo il test, Kirsty e il suo ragazzo Matt Sylvester sono andati dai medici e sono rimasti sorpresi nell'apprendere che era già incinta di 33 settimane. All'inizio, siamo rimasti un po' sorpresi ad essere onesti perché non aspettavamo un bambino, ha detto Matt alla Westoft Journal. La coppia, che è già genitori della figlia di 9 anni Jessica, ha dato il benvenuto al mondo al figlio Jake Pearce appena 5 settimane dopo, 2 ore dopo che le acque di Kirsty si erano rotte. Le cose sono iniziate in ottobre, quando Matt ha incoraggiato Kirsty a provare dopo aver notato che aveva guadagnato un po' di peso. All'inizio di ottobre, sembrava che Kirsty stesse mettendo su un po' di peso, ha detto Matt. Quindi, scherzosamente, le abbiamo fatto un test di gravidanza. Ha fatto il test di gravidanza e si è scoperto che in realtà era incinta. Poi ci siamo precipitati in ospedale per una scansione e ci hanno detto che Kirsty era incinta di 33 settimane. E la notizia non è stata solo uno shock per Kirsty e Matt, poiché anche i loro cari e più vicini hanno faticato ad accettare l'idea di un nuovo arrivo. La maggior parte dei nostri amici e familiari pensava che stessimo solo scherzando con loro e molti non ci credevano fino alla nascita di Jake, ha spiegato Matt. Abbiamo avuto 5 settimane per sistemare tutto, il che è stato un po' affrettato, ma alla fine ci siamo arrivati. Baby Jake ora si sta adattando bene a casa e Kirsty e Matt non vedono l'ora di crescerlo. Ha anche guadagnato peso e ora pesa 8 libbre, 4 once, rispetto alle 7 libbre, 15 once che pesava alla nascita. Quando una coppia innamorata si riunisce, vuole sempre creare una casa calda con bambini amorevoli. Ma le cose non vanno sempre come sperato, e una coppia sposata nigeriana ha passato più di 10 anni senza poter concepire, ma quello che è successo ha colto tutti di sorpresa. Condividi questa affascinante storia con tutti i tuoi amici e conoscenti, in modo che si stupiscano della magia della natura nella creazione della vita umana. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, Sioni.